Nome: Jimmy. Lillo Peppone Rottingulle. Età: Non ho età, sono come la gonorrea. Professione: Portatore di luce e rieducatore tanatopolitico all'Università dei Liberi Muratori di Nuova York. Psicologo stradale. Nazionalità: L'isola che non c'è, Terracina. Cittadino del mondo: Dei miliardari. Fede politica: Ancien regime. Quella dei comunque inculati: Viva Bush. Squadra del cuore: Schutzstaffel. Bursaspor. Il Dirin, il miglior calciatore di tutti, cazzo, il Dirin. Oh! Vi riferite alla natura del mio grado di diletto in relazione a quell'astruso gioco di servi della gleba? Sovrappagati per rincorrere una sfera i cui proventi mi gonfiano le tasche? Credi in Dio? Dio è come un film porno senza sesso. Personalmente io pratico politeismo tantrico democristiano. Ho una fede sola: la Santa Vagina Chiesa. Se poi è d'oro incastonato di diamanti incrostati di guerra civile africana, non è più fede, ma libido. Di la prima cosa che ti passa per la testa. Io sono un uomo con l'apostrofo. Cazzo! Il lavoro rende liberi. Il lavoro rende liberi. Il posto più strano in cui l'hai fatto. A casa tua, stronzo. In Vaticano. Ti droghi? Perché tu no? Solo la roba migliore, acquistata con i soldi del 5 per 1000. Fammi un urlo. Dove pratica la riserva al popolare di riti orgiastici perpetrati con meretrici salatamente prezzolate e d'attitudine sappi con anzi feticiste. Dai un aggettivo alla politica attuale. Purgante. Segni particolari? Quello del mio secco chiudato sulla tua faccia da giudeo bolscevico quando mi poni domande del cazzo. Ah, c'ho il cazzo al contrario. Poi c'ho un tatuaggio nel mio forearm, in aramaico antico. Vuol dire cazzo di... La comunità Yiddish mi ha bandito. Ma io continuo a predicare le leggi della Torah. Un tuo pregio: sono bianco e ricco. So ruttare per 8 chilometri. Un tuo difetto: non concepisco codesto vocabolo in relazione alla mia candida persona. Si mangia con la cultura? La cultura è per i perdenti e per gli sconfitti. L'International Mafia è molto più remunerativa. Cos'è la crisi? Un mezzo pulito di selezione naturale. Di qualcosa all'altro ospite. Rettiliano! Va a lavorare, eczema. Viviamo in un paese democratico? Ha! Ma schivitare queste domande del cazzo, perché fanno veramente cagare. La misera piaga della corrotta democrazia verrà lordata da un saldo neofeudalesimo reazionario. Viva Baphomet! Su cos'è fondato il nostro paese? Mignottaggio. Conoscenze. Vendita di ano. L'arte della deplorazione rettale figurata mercenaria. L'arte della calunnia cosmica. E concubinaggio professional. Bisogna investire in cultura per uscire dalla crisi? Sì. Valorizziamo il dubstep, l'arte fognaria e valorizziamo anche l'underground, stronzi. Fanculo la ricerca sentologica. Per uscire dalla decadenza promiscua del fallimento democratico, l'unica cosa da investire sono i barboni di zingari con il SUV. Un augurio per il futuro. Continuate così, servi della leva. Continuate a tenere la testa bassa, che al vostro futuro ci pensiamo. Restate in silenzio nelle vostre stanzette, davanti ai vostri social network, ai vostri videogame e cellulari. Non sprecate il vostro tempo a pensare. Tanto non cambia niente. Ci servite così. Addormentati affinché possiamo continuare a cullarvi con vigore. Questo non lo mandi, non davvero, stronzo. Un augurio per il futuro. Quando vado a Napoli vedo gente che si lamenta di tutte le la monnezza per te, ragazzo. Ma per me sono alberghi gratis. È come una sottospecie di etonismo regaliano. Mi trovo come dire a dormire nella merda, ma per me sono alberghi. Dalla merda nascono i papaveri, da cui puoi fare la metanfetamina.